Esercizi per il contatto e la sensibilità del piede effettuati con la scaletta. Questi esercizi allenano la rapidità funzionale, ovvero l'espressione della massima rapidità possibile nell'esecuzione di movimenti in dominio della palla, ripetuti all'interno di una determinata sequenza ritmica imposta dalla scaletta. Attraverso la ripetizione di queste sequenze motorie si ricerca un automatismo del gesto, una maggiore fluidità dei movimenti, il controllo ritmico, la coordinazione e la sensibilità dei piedi e il dominio della palla. L'apprendimento dei pattern corretti di movimento ha la finalità di condurre il calciatore da una coordinazione grezza, dove l'azione è poco precisa, ci sono molti errori e i movimenti sono poco economici, a una coordinazione fine, dove il movimento è più preciso, corretto ed economico. Durante l'esecuzione dei movimenti, focalizzarsi sul contatto degli avampiedi al terreno, curare i movimenti di tutti i segmenti corporei, come ad esempio la corretta posizione del busto e il coordinamento dell'azione delle braccia rispetto al movimento degli arti inferiori. Ricercare una maggiore velocità quando si è passati dalla coordinazione grezza alla coordinazione fine. Man mano che la coordinazione migliora e che la sensibilità dei piedi aumenta, cercare di guardare il meno possibile la palla e di sentirla maggiormente nel contatto con i piedi. Questi esercizi, pur essendo un valido ausilio nell'affinamento della coordinazione e nel miglioramento del dominio della palla, possono dimostrarsi inefficaci se utilizzati isolatamente dalle situazioni di gioco. Per ottenere buoni risultati è necessario prevedere un utilizzo integrato e funzionale tra una modalità di questo tipo legata alla ripetizione del gesto e una procedura indirizzata verso il problem solving. Per aumentare il livello motivazionale, inserire alla fine del compito motorio l'esecuzione di un'abilità tecnica, oppure proporre questi esercizi sotto forma di sfida all'interno di staff.